Salve a tutti, oggi appunto concludo questa piccola serie di video recensioni sulla saga di 007, anche se appunto il mio piccolo sogno sarebbe quello di recensirvi anche tutta questa saga. Magari anche nel corso dei prossimi mesi vedremo appunto se sarà possibile farlo. In ogni caso appunto oggi vi parlo di Agente 007, Si vive solo due volte, film del 1967 diretto da Lewis Gilbert e scritto da Roald Dahl. Ebbene sì, avreste mai immaginato appunto che Roald Dahl ha scritto un film di 007? Probabilmente no, appunto parliamo del celebre autore di romanzi per l'infanzia come Il GGG e La fabbrica di cioccolato, che appunto i due produttori Harry Saltzman e Albert R. Broccoli decisero di ingaggiare per scrivere questo film che si ispira appunto all'omonimo romanzo di Ian Fleming. Non è un adattamento così fedele, in realtà appunto recupera certi personaggi, certe situazioni, certi luoghi, ma in realtà appunto non si può dire che sia una trasposizione del romanzo, e non lo è perché ormai appunto si deve inserire in una saga cinematografica che ha già dei suoi elementi molto forti, peculiari, che devono appunto continuare ad essere rispettati. E poi appunto è un film che si inserisce in un clima che è quello della corsa allo spazio per fini egemonici e militari. Appunto erano gli anni delle missioni Apollo, erano gli anni dei lanci da Cape Canaveral, che appunto già avevamo visto inseriti nella trama di Licenza di uccidere, ed erano gli anni appunto anche delle parallele missioni sovietiche con i primi uomini nello spazio. Appunto, e questo clima lo riviviamo già a partire dal prologo di questo film, che è ambientato nello spazio. E che affascinanti appunto sono questi effetti speciali che ricreano lo spazio sul grande schermo. Appunto l'anno dopo avremo visto quelli di 2001, Odissea nello spazio. Certamente questi effetti sono più ingenui ma estremamente simpatici e affascinanti ancora oggi, appunto. E proprio nello spazio vediamo questa navicella spaziale statunitense che sta transitando sopra la Terra. Dentro, appunto, questa navicella ci sono due astronauti americani che però si allarmano per l'avvicinamento di un oggetto non identificato, che noi appunto inizialmente non vediamo però sullo schermo. E intanto però sentiamo le voci sempre più impanicate di questi astronauti nelle radiotrasmittenti appunto con cui stanno comunicando con la Terra. È un altro velivolo spaziale, più del doppio del nostro! Si sta avvicinando rapidamente, appunto, fino a quando questo oggetto appunto non si palesa anche nell'inquadratura e inghiotte letteralmente la navicella statunitense, mamma mia, in una maniera terrificante. È la guerra fredda, bellezza. Chiunque la vinca, appunto, si pappa. L'avversario, appunto, è abbastanza inquietante, la comparsa di questa navicella, e anche il design di questa navicella che sembra quello di uno squalo, appunto. Ma subito dopo assistiamo a una conferenza tra Regno Unito, Stati Uniti e Unione Sovietica, che è stata aperta appunto per dirimere la questione all'interno di questa cupolona molto bella, appunto progettata sempre dallo scenografo Ken Adam. E già appunto Stati Uniti e Unione Sovietica mettono sul tavolo degli ultimatum, ma il Regno Unito prova a fare da paciere e frena gli americani, appunto questi americani che sono sempre pronti a tirare fuori il fucile per risolvere le controversie. Ma in realtà non sono stati sovietici, perché a quanto pare il segnale di questo velivolo spaziale misterioso proveniva dal Mar del Giappone, e gli inglesi appunto sono riusciti a rintracciare questo segnale e hanno già piazzato a Tokyo un loro agente, appunto, vero e proprio 007. Ma alla fine di questo prologo succede qualcosa di incredibile, appunto, non ce lo aspetteremo, ovvero James Bond viene fatto fuori a tradimento, appunto, dalla sua ennesima conquista, appunto, da questa donna giapponese. Può essere, è tutto vero. Già in effetti
Abbiamo qualche dubbio perché come fa un film di 007 ad andare avanti senza 007? Ma in realtà è molto impattante appunto questo finale di prologo che ci introduce appunto ai titoli di testa alla orientale firmati appunto sempre da Maurice Binder con queste eruzioni vulcaniche e questi occhi a mandorla in primo piano di ragazze e poi appunto la canzone eponima di Nancy Sinatra, You Only Live Twice, appunto si vive solo due volte. C'è appunto questo riferimento all'Oriente, appunto ai miti orientali della reincarnazione, che appunto parlano di metempsicosi, di rinascita in altri corpi. Allora, però diciamo che questo elemento, questo tema appunto della reincarnazione forse è un pochettino pretestuoso, poi appunto questa idea di rinascita verrà approfondita e utilizzata mille volte meglio sicuramente in Skyfall tantissimi anni dopo. In ogni caso assistiamo appunto dopo questi titoli al funerale solenne di 007 con la salma che poi viene appunto scaricata in mare, ma arrivano due sommozzatori che recuperano questa salma infagottata e che la portano in salvo. Sì, appunto, era tutta una messa in scena in modo da far perdere appunto le proprie tracce per agire in maniera indisturbata, perché appunto se ti credono morto non ti cercano nemmeno. E allora appunto vediamo Bond, sempre interpretato appunto da Sean Connery, che conversa con Miss Moneypenny su una missione da fare. Miss Moneypenny è sempre Lois Maxwell. E che cosa fa Moneypenny? Assegna a Bond come parola d'ordine per la missione una frase che sa benissimo che lui ha una grande fatica a pronunciare, ovvero "Io ti amo", appunto, e quindi la donna si rivela più forte dell'uomo anche appunto se c'è quest'aura di finto maschilismo, ma a partire appunto da Missione Goldfinger, perché prima un po' di maschilismo effettivamente c'era e si notava, il maschilismo è forse solo di facciata, appunto il cuore è davvero a favore della donna in questi film, anche se non sembrerebbe. E allora siamo a Tokyo, appunto, e il film effettivamente, fin da questi primi 20 minuti, fin da questa prima mezz'ora, è come se si sforzasse di recuperare una secchezza di montaggio e un'asciuttezza di racconto che in effetti all'interno della saga avevamo visto solo in Licenza di uccidere, appunto, poche divagazioni a livello di racconto, pochi momenti a mo' di gingillo. E lo notiamo anche con questa lotta, appunto, fra due lottatori di sumo, che però è lasciata sullo sfondo e che dura pochissimo ed è utile anche ai fini narrativi perché ci serve soltanto a preparare l'incontro tra, appunto, Bond e il suo contatto a Tokyo, questa donna, appunto, interpretata da Akiko Wakabayashi. E quindi c'è questo intento, appunto, di una maggiore asciuttezza, una maggiore secchezza, un intento che regge appunto per la prima mezz'ora, 40 minuti, poi diciamo che purtroppo ha la meglio un senso di affastellamento degli eventi l'uno sull'altro, anche se il montaggio mantiene una certa secchezza, montaggio curato sempre da Peter Hunt, e appunto il film proprio per questo mantiene un suo ritmo invidiabile, però ecco, a livello narrativo rischia di perdersi un po', è un film anche forse troppo lungo, però ecco, questa formula che ormai è una formula fissa, appunto, formata da ironia, mistero, eleganza, tensione, azione, spettacolo, è ancora dosata molto bene, appassiona, conquista anche stavolta, e effettivamente anche se la tematica geopolitica che viene messa sul piatto nel prologo tende abbastanza a sbrindellarsi, il film riesce ad avvincere e a conquistare con tutta la sua serie di avvenimenti e colpi di scena e anche appunto con i suoi momenti di tensione, perché c'è questa uccisione a sorpresa di questo collega di Bond in Giappone con questo pugnale infilato sulla schiena all'improvviso, poi Bond che tramortisce questo tirapiedi appunto del cattivo con un divano, avete capito benissimo, appunto in questa sequenza di lotta
che è girata in maniera modernissima in realtà dal regista Gilbert e anche montata in maniera secchissima da Hunt. Davvero sembra una scena appunto girata e montata negli anni 90, per quanto è moderna proprio nel piglio espressivo. E poi c'è questo montaggio parallelo appunto col volto di Bond che è tutto sudato e concentrato sull'apertura di questa cassaforte e intanto presso gli occhi si alzano continuamente per controllare se stia arrivando qualcuno, appunto perché si sentono questi passi. E noi allora vediamo nel controcampo le guardie che si stanno avvicinando e poi appunto di nuovo Bond col volto sudato, di nuovo le guardie, di nuovo Bond, di nuovo le guardie e poi appunto l'allarme scatta e le guardie irrompono e Bond appunto che cosa fa? Sguscia via attraverso la porta che si sta richiudendo, appunto davvero appassionante, ma poi appunto la ragazza giapponese che dovrebbe essere l'aggancio fidato di 007 in Giappone lo fa precipitare su questo scivolo, appunto, dunque lo ha tradito o forse no. E poi appunto c'è questo inseguimento in automobile con sparatoria dove poi sopraggiunge addirittura un elicottero ad armanforte ai nostri protagonisti, non vi dico in che modo. E poi c'è questa scazzotta sul tetto ripresa come? Dall'alto, appunto, attraverso questa ripresa da elicottero, veramente innovative certe riprese di questo film, davvero il piglio di Gilbert è sperimentale quasi in alcuni frangenti di azione. E poi appunto il rapporto con le donne, perché va bene che le ragazze giapponesi sembrano delle servettine, ma forse non lo sono, appunto questa ragazza che appunto fa precipitare Bond sullo scivolo. Poi appunto la battuta sulla moglie con il volto di un maiale, ma avrà davvero il volto di maiale? Probabilmente no. E poi quella donna mica si fa portare a letto da Bond perché è una finta sposa, appunto, e quindi altro che servettine. E c'è anche un'altra Bond girl malvagia dopo quella che abbiamo appena visto in Thunderball, interpretata in questo caso dalla tedesca Karin Dorr. E poi c'è questo veleno liquido che sembra quasi miele, che scende su un filo mentre Bond sta dormendo, ma appunto in realtà il destino a volte è davvero crudele, vedrete che cosa succederà. E poi c'è tutta questa parte con dei ninja, Bond che si addestra per appunto padroneggiare l'arte dei ninja. Questi ninja che appunto saranno utili nella seconda parte, in questa sezione di film appunto Bond è continuamente sotto attacco, cercano di ammazzarlo in ogni modo, appunto il tema della morte, della rinascita che si fa ancora presente. E poi c'è il combattimento con la piccola Nelly, appunto, che è questo agilissimo elicotterino giallo, appunto, di cui vediamo l'assemblaggio in diretta. E che cosa ci ricorda questo combattimento? Guardatelo bene, appunto, ci sembra di essere in Guerre Stellari, appunto, le schermaglie fra le astronavi. E allora pensate alla cinefilia di George Lucas, che sicuramente amava i film di 007 e prese molto appunto anche da questi film, così come appunto nella riunione fra i membri della Spectre che avevamo visto in Thunderball ci eravamo ricordati di Guerre Stellari proprio in riferimento alla riunione appunto dei cattivi con Darth Vader che strangolava con la forza chiunque si opponesse al suo pensiero, esattamente come appunto Ernst Stavro Brofeld attivava le sedie elettriche di chiunque appunto lo contraddisse. Appunto la cinefilia di questi film si è solidificata nel corso del tempo e sicuramente questo ha contribuito a farli diventare di culto. In ogni caso, appunto, da notare le splendide scenografie di Ken Adam, appunto anche per questo film, gli interni della Osato, appunto questa ditta chimica giapponese il cui capo è anche lui un membro della Spectre, poi gli interni del treno privato del capo di Bond a Tokyo e soprattutto che cosa? Il design di questa base aerospaziale misteriosa da cui appunto proviene il velivolo spaziale Killer.
strepitosa l'idea di questo cratere falso, appunto, che si spalanca per far partire i razzi, appunto, da questa base. Poi queste calotte di spostamento piazzate su monorotaia, gli ascensori ingabbiati, appunto, questi ponteggi metallici. È strepitosa davvero questa base visivamente, per il design progettato proprio da Adam. E poi, appunto, i costumi, le tute rosse e gialle degli operai, le tute degli astronauti, appunto, che partono, e questa divisa delle guardie con un caschetto. Ma a chi, appunto, apparterrà questa base di lancio, se non proprio a Ernst Stavro Blofeld, che avevamo intravisto appunto in Dalla Russia con amore e in Thunderbolt? E qui finalmente ci vengono svelate le sue sembianze. È calvo, ha il volto sfigurato, appunto, e ha questi penetranti occhi azzurri e sgranati, appunto, ed è anche vagamente effeminato, ed è interpretato da un magnifico Donald Pleasance. E c'è anche, appunto, Desmond Llewelyn nei panni di Q, come negli altri film. E quali sono i gadget? Ce n'è solo uno, ma è davvero cruciale, ovvero delle sigarette lanciarazzi. E poi, appunto, in questo ultimo quarto d'ora abbiamo davvero un pezzo di cinema mozzafiato che si svolge all'interno proprio di questa base così splendida dal punto di vista visivo, e anche, appunto, per come Gilbert decide di inquadrarla a livello proprio cinematografico. E poi ci sono le musiche, appunto, di John Barry, davvero accattivanti anche qui. Allora, per Agente 007 Si vive solo due volte, appunto, il mio voto è 7, anche per certi appesantimenti che rendono il film, appunto, dal punto di vista narrativo un po' affastellato, però, appunto, il ritmo è quello giusto, come vi dicevo. E poi, appunto, c'è sempre Connery con il suo charme. E allora, buona visione di questo film e anche di tutti quelli che vi ho recensito precedentemente per la saga di 007. Se già lo avete visto, appunto, magari scrivetemi un commento, ne possiamo discutere. Se volete, iscrivetevi a questo canale. Se volete, appunto, seguitemi su Facebook e su Instagram per avere ulteriori aggiornamenti sulle prossime video recensioni, e anche per leggere delle mini recensioni scritte in abbinamento a quelle orali di questo canale di YouTube, anche per giocare con dei quiz, dei sondaggi nelle storie di Instagram e di Facebook. E allora, buona visione di Agente 007 Si vive solo due volte. Ci vediamo prossimamente, appunto, con altre video recensioni, forse anche sempre dalla saga di 007. E allora, vaccinatevi, andate al cinema, e buon cinema a tutti.